with a smile on my face, yeah, so lift me up. I'm moving on, singing and dancing while I play my song, yeah, I'm having a good time, keeping it going, come on, clap your hands and won't you sing along, and I was taking up high. È un piacere parlare di bei cani, qualsiasi essi siano. Ovviamente la mia razza sono i Bulldog e mi pento di essere un esperto, anche perché giudicandolo dal 1978 un po' di esperienza. In questa razza, dalla parte inglese, sono state fatte 3 revisioni negli ultimi 20 anni. Revisioni atte a dare alla razza più salute. E la dimostrazione oggi, in un ring numeroso, caldo, i cani hanno la bocca chiusa, respirano benissimo e fanno mostra di sé al pari di razze celebrate come i boxer ed altri, che sembra che respirino meglio, ma in realtà non respirano meglio. La razza è arrivata a un punto chiave dello sviluppo, tant'è che la sua popolarità adesso è anche tra coloro che vogliono avere un cane sano da tenere in casa. Certo, non è il cane, non è un bassotto, non è un levriero, però niente da fare. Questo cane è venuto, è presentato oggi da un allevatore conosciuto spagnolo, ma è un cane che ha già vinto molto, perché quando si giudica un cane importante, male o bene, ne si conosce anche un po' la storia. Perché? Perché si segue internet, perché si seguono le fotografie, perché si va su Facebook e si cerca di abbinare sempre il bello con anche il piacere di averlo. Per me giudicare è un hobby e come tale lo prendo, però quando vedo un bel cane sento ancora dell'emozione. Questo è un cane al limite superiore alla taglia, vuol dire che i famosi 25 kg qua si lasciano un po' desiderare, però con consuetudine inglese siamo arrivati ormai che lo standard accetta 27-28 kg come standard. Quando sono un po' di più, l'importante è che sia bilanciato. Questo cane ha una testa assolutamente in tono, in proporzione con il tronco, che è un tronco importante, con gli angoli, con i diametri trasversali fantastici, il radio drittissimo, perché il radio una volta aveva questo elbow, che però è un'ipoplasia del muscolo, ma non c'è più. Allora un anteriore così dritto, con un metacarpo così corto e forte per un cane di questa stazza, è veramente una cosa fantastica. Il collo è targato e taurino, perché se fosse un collo corto un cane così ne risentirebbe la salute, perché probabilmente respirando con più fatica avrebbe una vita più breve. Oggigiorno lo standard richiede, e purtroppo non tutti seguono queste direttive, che i difetti che offendono la salutistica, che sono nocivi alla salute del cane, vengano amplificati. Allora come si fa? Faccio un esempio. Vecchia scuola inglese, vedono una mandibola appena deviata e mettono un cane in terza fila, e poi magari il cane ha un pelo lungo, un pelo che è prono alle dermatiti, oppure ha un occhio incassato, un occhio che porta alla ciste degli occhi. E poi abbiamo bisogno dei piedi ben serrati, perché se il piede non è serrato si formano dei pori, dei buchi sotto, che attirano come calamite, sporcizia, cose infettive, eccetera. Direi che oggigiorno un cane di questo livello è un cane per tutte le stagioni. Va bene in Italia, va bene in Spagna, va bene dappertutto, e auguro che molti altri come me apprezzino la qualità intrinseca di questo cane. Questo è un buon ambasciatore, un ottimo ambasciatore della razza. Spero semplicemente che anche la sua progenie
abbia le stesse valenze, perché adesso l'esame del 9 non è il prossimo CACIB, ne potrà fare 20.000, e che cosa riprodurrà? Si usa molto l'inbreeding e l'outcrossing, ma alla fine il dominante è il fenotipo, per cui questo cane, per poter essere considerato nel futuro un grande riproduttore, deve o migliorare la femmina nelle sue caratteristiche o imporre la sua genetica. Se questo succederà, e non succede spesso, e non succede necessariamente perché sono due cani belli, avremo un campione e un campione riproduttore, che poi è quello che fa continuare la razza. Cani così a questa età, quanto tempo ha Georg questo cane? 2 anni. 2 anni, ha davanti a sé 4-5 anni di gloria riproduttiva, e gli auguro tantissima fortuna. Grazie.